siamo all'interno della Sicilia, nei pressi di Enna, e visitiamo i resti di Morgantina, una bella colonia greca fondata nel VI secolo a.C. La località fu scoperta nel 1955 da una missione americana dell'Università di Princeton e dopo anni di scavi ci presenta bellissime vestigia di prevalente attribuzione greca. Non le mancava proprio nulla. Aveva un'immensa agorà divisa su due piani raccordati da una grandiosa scalinata, un teatro capace di 5.000 spettatori e un ginnasio lungo 90 metri dedicato agli spettacoli sportivi. Sono tante le escursioni che si possono fare partendo da Messina, a cominciare dalla costa a sud, sicuramente una delle più spettacolari dell'isola. Qui siamo Isola Bella, un incantato posto di mare da cui si sale su uno dei luoghi più celebri, Taormina. La cittadina è un luogo molto particolare, assurto a meta d'élite fin dal Settecento, e non a caso. Una posizione meravigliosa, alta sul mare, con l'Etna sullo sfondo, un clima temperato e salubre, un ambiente architettonico variegato e di struttura medievale, come Palazzo Corvaia, che fu sede nel 1911 del primo Parlamento siciliano. E ancora belle antiche chiese, come Santa Caterina, l'ex chiesetta gotica di Sant'Agostino, e la piccola cattedrale dedicata a San Nicolò, risalente al 1200. Fino al gioiello più prezioso, il meraviglioso teatro greco risalente al III secolo a.C., il cui fondale naturale, affacciato su un panorama immenso, continua a sbalordire anche il visitatore più distratto. Meraviglioso monumento costruito in epoca greca e secondo per ampiezza solo a quello di Siracusa, che simboleggia in pieno la storia, l'arte e la bellezza ambientale e culturale della Sicilia. Ma un teatro ancora più grande e prestigioso ci attende, quello greco di Siracusa. Un teatro nato fin dal secolo V a.C. e divenuto leggendario con le rappresentazioni di Eschilo ed Epicarmo, cui si deve addirittura la nascita della commedia. Un monumento ancora oggi utilizzato per splendide rappresentazioni classiche e che, con la sua capienza di oltre 15.000 spettatori, fa capire l'importanza che raggiunse in passato la città. Il primo insediamento di coloni corinzi avvenne nella metà dell'VIII secolo a.C. su un'isoletta prospiciente la città, Ortigia, di cui stiamo ammirando la bella piazza dedicata al suo cittadino più illustre, Archimede. La leggenda vuole che a indirizzarli lì fosse stato lo stesso oracolo di Delfi. E proprio in onore di Apollo, i coloni eressero uno dei primi templi, il cui splendore è ricordato dalla ricostruzione conservata nel museo della città. In realtà il motivo della scelta fu molto più pratico. Il luogo era quanto mai gradevole per clima e fertilità, ben difendibile e arricchito da una ricca sorgente, l'attuale fonte Aretusa. Una sorgente d'acqua dolce a pochi passi dal mare, dove da sempre, caso molto raro al di fuori dell'Egitto, fiorisce spontaneo il papiro. Papiro che si può anche ammirare percorrendo in barca le sponde del piccolo fiume Shane, alle soglie della città, o in un piccolo delizioso museo cittadino. Questa ricostruzione, conservata sempre nel museo archeologico, ammiriamo il luogo sacro più importante della città, il Tempio di Atena, fatto edificare da Gerone intorno al V secolo e trasformato in seguito in chiesa cristiana, tanto che oggi i suoi resti sono ancora visibili, letteralmente inglobati nella struttura del Duomo. Ma altri monumenti ci parlano dell'antica vita cittadina, come l'area di Ierone, luogo dedicato ai sacrifici religiosi, la grotta dei Cordari,
e le latomie, grandi cavi a cielo aperto, una delle quali, a forma di padiglione auricolare, conosciuta proprio come orecchio di Dionisio, fu utilizzata anche come prigione. Una città ricca e potente, quindi, che però nulla poté contro il dilagare della potenza romana. Neanche i celebri specchi ustori del grande Archimede poterono fermare le legioni di Roma, che nel 213 a.C. la saccheggiarono, uccidendo persino il grande genio matematico. Testimonianza di quel periodo era il grande anfiteatro, adibito, secondo l'uso romano, più ai violenti giochi gladiatori che ai colti spettacoli greci. La grande storia di Siracusa si può anche ripercorrere visitando lo splendido museo archeologico Paolo Orsi, che ci dimostra l'importanza e la ricchezza culturale ed economica raggiunta dalla città nei secoli. Museo che conserva splendidi reperti provenienti dal territorio della città. Particolarmente interessanti alcune splendide sculture di età arcaica provenienti dagli scavi della vicina Megara Eblea, un'altra importante colonia greca fondata all'incirca all'epoca della nascita di Roma, intorno al 728 a.C. Come una statua raffigurante una Curotropos, cioè la dea madre che allatta due neonati seduta su un trono, e un torso di Kuros, cioè un ragazzo nudo scolpito nel marmo e risalente al 550 a.C. Proseguiamo il nostro viaggio raggiungendo Marsala, una cittadina celebre per un suo rinomato vino liquoroso e per essere stata il luogo del mitico sbarco dei Mille di Garibaldi nel 1860, i cui nomi sono ricordati in un inconsueto museo all'aperto. La città conserva preziose chiese, come San Matteo, e la splendida cattedrale. Molto interessante poi è il museo archeologico, che oltre a infiniti reperti preistorici della zona, espone oggetti della Punica Mozia e della necropoli di Lilibeo. Un gioiello del museo è la ricostruzione di una nave punica del III secolo a.C., recuperata nel mare della città nel 1979 e che è l'unico esempio al mondo di Liburna, un'agile imbarcazione da guerra. Riprendiamo il nostro viaggio verso Trapani, continuando a scoprire altri sorprendenti angoli storici e naturalistici. Il paesaggio che ci appare è semplice, ma incredibilmente suggestivo. Siamo sulle antiche saline, dove i riti e le tecnologie del passato sono conservati con maniacale consuetudine. Persino qualche antico mulino a vento funziona ancora, simbolo elegante e potente di un'epoca lontana. Anche queste sono immagini di vita conquistata questa volta strappando al mare il suo tesoro più comune e umile, il sale. Un elemento semplice, ma un elemento di sopravvivenza, tanto da essere ricordato persino in un suggestivo e particolarissimo museo, anch'esso allestito in un antico ed elegante mulino. Proprio accanto al museo ci imbarchiamo per dirigerci verso la nostra prossima meta, l'isola di Mozia. Attraversiamo piccoli monti di sale bianco e dopo una breve navigazione sbarchiamo sulla piccola isola, una delle fondazioni fenicie più antiche della Sicilia, risalente alla fine dell'VIII secolo a.C. Erano grandi navigatori i fenici e la particolare posizione dell'isola ne fece un importante porto, il Coton, diventato presto una delle basi commerciali cartaginesi più importanti del Mediterraneo. Fu il solito Dionisio di Siracusa a sconfiggerli nel 397 a.C. Gli abitanti abbandonarono l'isola e fondarono Lilibeo, l'odierna Marsala. Fu ai primi del Novecento che un industriale vinicolo inglese, Giuseppe Whittaker, l'inventore del vino Marsala, acquistò l'isola e ne iniziò l'esplorazione del suolo. La tradizione vuole che i mitici Tophet,
piccole urne sepolcrali dimostrino l'esistenza di antichi, macabri riti sacrificali di bambini. In realtà questa teoria si sta rivalutando, anche perché i resti ritrovati sull'isola dimostrano viceversa una ricca vita culturale, testimoniata da un'eccellente scultura esposta nel piccolo museo dell'isola, il Giovane di Mozia. Un'elegante figura di un giovane che indossa un costume con un'alta fascia pettorale che contrasta con la sensualità che esprime il corpo. Torniamo a terra la sera, ubriachi di cultura e della bellezza della natura, che ci travolge ancora una volta offrendoci uno dei più incantati tramonti della Sicilia. Torniamo sulla terraferma e saliamo con una splendida passeggiata panoramica ad Erice, arroccata a 800 metri di quota. Il luogo fu un altro importante centro della popolazione Elima e divenne famoso per un tempio dedicato alla dea dell'amore. Nel tempio risiedevano delle fanciulle che lavoravano come vere e proprie prostitute religiose, le quali erano autorizzate ad esercitare questa loro onorevole attività fino ai 20 anni. Malgrado il poco tempo a disposizione, sembra che ricevessero regali così preziosi da poter, una volta raggiunta il pur breve limite d'età, continuare a vivere di rendita per tutta la vita. Divenuta famosa dagli anni 60 per un importante centro di ricerca scientifica, la cittadina conserva interessanti testimonianze storiche legate a varie epoche, come la chiesa matrice, di origini trecentesche, accompagnata da una poderosa torre merlata, che certo serviva anche da avvistamento e difesa. Dell'antico tempio restano pochi resti, inglobati in una fortezza normanna, il Castello di Venere, appunto, che insieme a un'altra rocca medievale, il Castello Pepoli, domina la sommità del monte. Una bella visita in un ennesimo sito archeologico si potrà poi fare a Solunto, una città di epoca ellenistico-romana tornata alla luce all'inizio dell'Ottocento. Il sito, posto sulle propaggini di un colle, permette, a parte il grande interesse storico delle rovine, di effettuare una bellissima e spettacolare passeggiata sulla parte orientale del Golfo di Palermo. Non manchiamo di fare un salto nella più celebre villa di Bagheria, antico luogo di villeggiatura dei nobili palermitani, Villa Pelagonia, divenuta celebre per le sue numerose e inconsuete statue grottesche di nani, mostri, mendicanti che adornano il suo giardino. Cappella Palatina che si annovera fra le più rappresentative espressioni dell'arte normanna. Voluta da Ruggero II nel 1132, la cappella è importante per la decorazione a mosaici di tradizione bizantina che riveste le sue pareti. Illustrano le storie della vita di Cristo, quelle dell'Antico Testamento e di San Pietro e Paolo.
fino all'immagine del Cristo Pantocratore che, solenne e maestosa, domina tutto l'ambiente. Siamo a Piazza Armerina, un'altra ridente cittadina circondata da boschi e campagne. Qui, a partire dagli anni 30, è stata riportata alla luce la villa romana del Casale, una spettacolare dimora risalente al III-IV secolo d.C., testimonianza unica dello splendore raggiunto dall'architettura e dall'arte romana del tempo. Dimora lussuosissima, la villa dovette appartenere a un personaggio molto importante dell'epoca e svolse forse funzioni di rappresentanza imperiale nella zona. Il complesso si articola in tre grandi raggruppamenti di sale, peristili, cortili e ambienti termali, in un'unitarietà di progetto e abilità costruttiva che lasciano davvero senza fiato. Quello che l'ha resa celebre nel mondo, tanto da farla inserire insieme ad altre cinque grandi località siciliane fra i siti protetti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, sono gli splendidi mosaici ornamentali e figurati che la redano dovunque, con un'estensione di ben 3.500 metri quadrati. Grandiose scene di caccia, descrizione accuratissima di ogni specie di animale, scene mitologiche, persino la proprietaria con i figli che accoglie gli ospiti all'ingresso delle terme. Fino alla scena più preziosa e celebre. 10 fanciulle che praticano sport, vestite di costumi succinti, precursori millenari dei nostri bikini. Riprendiamo a vagare nella grande storia, restando nel sud della Sicilia, dove entriamo a Selinunte, la mitica città dei templi. La città era l'estrema colonia greca verso occidente e per sopravvivere in pace dovette allearsi con i cartaginesi, i naturali nemici che dominavano la parte occidentale della Sicilia, cosa che le permise di espandersi e arricchirsi di templi così numerosi che ancora oggi gli archeologi, per archiviarli, sono ricorsi alle lettere dell'alfabeto, giungendo sino alla O. Gli ex nemici però non esitarono a tradire l'alleanza, unendosi a un'altra rivale della città, Segesta, e dopo un lungo assedio rasero letteralmente al suolo Selinunte. La meravigliosa città dei templi non esisteva più. La vendetta greca non tarderà però ad arrivare, e anche per l'infida Segesta arrivò la fine nel 306 a.C., per opera di Agatocle di Siracusa. Dell'antica città ci restano oggi un magnifico tempio, uno dei meglio conservati dell'isola, edificato in stile dorico intorno al V secolo, e l'immagine abbagliante di un meraviglioso teatro scavato nella montagna, con una cavea di oltre 60 metri e affacciato su un panorama immenso. Sicuramente una delle più belle visuali di tutta la Sicilia.